professoressa Pinnici consegneranno a Ignazio Cai. Ignazio Cai sono? Ragazzi sono Lucilla e Carlotta Cirino, Giorgia Paserlini e Andrea Bocchieri. E anche Ignazio Cai. Io li voglio un po'. Ah vabbè, Ignazio Cai, vengono qua. Consegniamo il codice che utilizzava Giovanni. Allora, noi consegniamo il codice che utilizzava Giovanni Falcone come lampada per la legalità, e questi ragazzi porteranno a Palermo quella marcia che si farà la prossima settimana. Certamente, io sono davvero felice, devo dire, di essere qua e onorata di essere stata coinvolta nella consegna del codice di Giovanni Falcone. Io, come sapete, sono magistrato e ho avuto la fortuna di avere dei maestri meravigliosi, mio padre, Rocco Chinnici, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Sono persone eccezionali. Ho detto, perché per me sono ancora presenti nella mia vita, ispirano ogni giorno il mio lavoro, hanno dato testimonianza del loro impegno per affermare la legalità, ragazzi, quella legalità che ci consente di vivere davvero da cittadini liberi in una società migliore che rispetta il diritto di tutti. E allora io ho avuto questi modelli, io ho avuto questi esempi, e allora io mi sforzo di portare quella testimonianza soprattutto con voi nelle scuole. Mio padre, Rocco Chinnici, fu il primo che guardò a voi ragazzi, fu il primo che andò nelle scuole a parlare con i giovani. Lui diceva, e lui lavorava tanto, lavorava in pieno raccordo con le forze di polizia, con i suoi colleghi magistrati, fu lui che creò il nucleo del pool antimafia. E io me lo ricordo perché io ero uditore nel 1980 proprio all'ufficio istruzione. Ero uditore, mio padre mi aveva assegnato come tutor, perché lui nel frattempo era diventato il capo dell'ufficio istruzione, mi aveva assegnato come magistrato affidatario proprio Paolo Borsellino. Io trascorrevo la mia giornata con loro ed ero felice di questo e condividevo ogni istante del loro lavoro, tranne un momento, quel momento in cui mi avvicinavo, mio padre mi faceva una carezza, mi faceva un sorriso, una pacca sulla spalla e mi diceva no, torna dopo. Era il momento in cui in un angolino lui parlava di quelle prime indagini di mafia che poi sarebbero sfociate nel maxi processo, e parlava con Borsellino e parlava con Falcone. Nasce così il pool antimafia. E quindi ecco, io ho avuto questo esempio meraviglioso, allora dico a voi ragazzi, di impegnarvi. Mio padre diceva noi da soli non ce la faremo se non nascerà una nuova coscienza nei giovani, e guardava i giovani con fiducia, diceva la mia fiducia è nei giovani, nelle giovani generazioni, perché sappiano reagire all'oppressione della mafia e sappiano farsi portatori di legalità. Questa fiducia io la consegno a voi con la certezza che i giovani, io ho fatto per tanti anni il procuratore per i minorenni, ho sempre definito i ragazzi portatori di valori sani. Ecco, come portatori di valori sani sarete portatori della legalità. Un abbraccio a tutti voi.